Stadium. Entriamo in collegamento nel momento del minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19, della pandemia, che ha mietuto morti in tutto il mondo. Un clima assolutamente irreale in uno stadio vuoto. Il fischio dell'arbitro Orsato, gli applausi dei 300 presenti allo stadium, addetti allo stadio, steward, delegazioni della squadra, giornalisti, non molti. Vi parliamo dalla tribuna. Adesso lo speaker sta ricordando tutte le vittime, i medici, i ricercatori, gli infermieri e tutte le persone che ci hanno lasciato in questo tremendo periodo. Nonostante questo il calcio riparte in un modo assolutamente. Qualche tocco c'è stato ed è stato pensa che ci è sfuggito Giuseppe, Conti, credo. Ci è sfuggito un braccio, il VAR serve a questo, Fulvio. È un braccio abbastanza evidente. Quasi volontario, abbastanza evidente da parte di un gesto istintivo da parte di Conti, che evidentemente col braccio, prima che Cristiano Ronaldo se lo portasse avanti col braccio, per cui adesso valuteremo se l'arbitro o stato in questo caso lo valuta volontario, istintivo, ma il braccio c'è da parte è di largo. Conti. Ricordiamo prima, ovviamente, una vita fa, prima di quello che è successo, le nuove regole, il braccio largo non conta la volontarietà, anzi addirittura qua va incontro al pallone, credo che l'arbitro Orsato darà il rigore, vediamo, calcio di rigore al 14° minuto, il Mani di Conti, probabilmente involontario, però ha spostato il pallone. È stato istintivo perché si è trovato la tu per tu con Cristiano Ronaldo, per cui già a livello psicologico insomma tu devi temere questo avversario, però ha avuto il timore che di venire superato da Cristiano Ronaldo e lui ha fatto un gesto col braccio destro andando incontro al pallone, per cui mi pare giusta secondo me la segnalazione da parte di Orsato. Molto contenute le proteste delle Milan, con il capitano Romagnoli c'è ovviamente Cristiano Ronaldo sul pallone, porta alla nostra destra, di fronte a sé Gigio Donnarumma con il suo consueto completo verde chiaro, mani sui fianchi per Ronaldo che segnò proprio il suo ultimo gol in questa stagione all'andata su calcio di rigore. Parte Ronaldo, il tiro, palo, aveva intuito Donnarumma, la palla sbatte all'interno del palo e ritorna in campo e poi attenzione scontro, l'arbitro interviene, ancora un angolo, no, finisce qui 0-0, la Juventus va in finale. Il commento di Fulvio Colovati. Ma onore a questo Milan che ha giocato, che esce da questa Coppa Italia, ha giocato in inferiorità numerica, però ha dato del filo da torcere a questa Juve che non è sembrata meno pimpante dal punto di